Quando sei impossibilitato a recarti in farmacia, ricevi un consiglio dal tuo farmacista. Ti garantiamo un colloquio confidenziale in totale privacy e riservatezza, lontano da sguardi ed orecchie indiscrete. Buongiorno, dottoressa Rosita, ho bisogno di un suo consiglio. Mio marito ultimamente è molto stressato e la sua traspirazione emette un odore acre molto sgradevole. Cosa posso fare? Usiamo un detergente delicato in modo tale da non alterare il pH e aggiungiamo 2 goccine di olio essenziale di origano che ha un'azione antimicotica e per cui andiamo a prevenire qualunque tipo di micosi si possa andare a instaurare. Non si preoccupi. Grazie dottoressa, ne approfitto per chiedere un consiglio anche per me. Ho 2 figli piccoli e trascorro molto tempo a casa. Ultimamente lamento gonfiore alle gambe e ritenzione idrica. Signora, le consiglio l'uso di una crema ad azione venotonica in modo tale da sgonfiare un po' queste gambe e anche una bella tisana, così lei dedica 2 minuti a se stessa e se la va bevendo durante l'arco della giornata, sempre completamente bio. Grazie dottoressa, tutto molto chiaro. Vediamo quando posso venire, anche perché il medico mi ha prescritto una ricetta per mia madre, ma oggi non mi è possibile passare. Signora, non si preoccupi, me la invii pure via email oppure via WhatsApp. Io le provvedo a farle la consegna comodamente a casa sua. Il corriere che verrà non vedrà nulla, vedrà solo il suo cognome, quindi in assoluta privacy le verrà consegnata la consegna a casa, i prodotti a casa. Grazie dottoressa, mi ha risolto un problema. Buongiorno! I consigli dei nostri specialisti sono alleati preziosi per il mantenimento della salute e del tuo benessere. Allora, da oggi, potrai collegarti in videochiamata e parlare con il tuo farmacista di fiducia. Noi accanto a te. Il servizio è gratuito. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenze. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Tutta la comunità parrocchiale si stringe con affetto a Monsignor Giuseppe Silvestrini e a tutta la famiglia per l'improvvisa e prematura scomparsa del cugino Stefano Paternò, a 43 anni, servitore dello Stato nella Marina. Lascia la moglie e 2 figli. Così, sulla pagina Facebook della Chiesa Madre di Carini, un post scritto di getto per cercare di reagire a un dolore violento, inatteso, quello provocato dalla morte improvvisa del secondo capo scelto della Marina Militare in servizio ad Augusta, Stefano Paternò, 43 anni, originario di Corleone ma residente a Mister Bianco, il centro alle porte di Catania, dove è morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione. Il sottufficiale era cugino appunto di Monsignor Giuseppe Silvestrini, cappellano del Papa e segretario della Nunziatura Apostolica a Praga. Paternò il giorno precedente si era sottoposto alla prima dose di vaccino anti-Covid e questo particolare sta originando sgomento e terrore non soltanto nelle comunità legate alla vittima. Sul web la notizia del decesso è ormai strettamente associata a un effetto collaterale assassino e i dubbi sulla pericolosità degli effetti collaterali dei vaccini ammessi dagli stessi virologi alimentano la sfiducia, il timore di essere in una fase di sperimentazione e quindi rischiosissima. E in Sicilia sono già numerosi casi nelle varie categorie che hanno diritto alla somministrazione della prima dose di cittadini e professionisti prenotati che hanno disdetto l'appuntamento perché adesso esigono concrete, chiare rassicurazioni. La Procura di Siracusa intanto ha aperto un'inchiesta. Un catanese è stato arrestato in provincia di Palermo perché sul suo camion è stato trovato un ingente quantitativo di cocaina. I dettagli nel servizio di Angela Sciuto.
Un catanese in trasferta a Palermo con 10 kg di cocaina all'interno del mezzo da lui guidato è stato arrestato dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo. L'uomo, Francesco Reitano, 45enne, originario della provincia Etnea, è stato bloccato in piazza Figurella, Villa Abate, a bordo di un auto articolato. Dai controlli è emerso che l'autista era privo di patente e aveva precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Reitano, ritrovatosi incapace di fornire spiegazioni sul perché si fosse spostato da Catania per giungere nel territorio palermitano, non aveva inoltre con sé alcuna documentazione fiscale sulla merce da trasportare. Il mezzo infatti era vuoto, sinonimo di alcuna consegna da attuare. Con la collaborazione dei cani antidroga, i finanzieri del comando provinciale palermitano hanno iniziato a perquisire il TIR. Nella cabina di guida è stato trovato un pacco sigillato contenente diversi involucri di cocaina dal peso di oltre 10 kg, conseguentemente sequestrato. Reitano è stato così arrestato in flagranza di reato e portato nelle carcere Antonio Lorusso di Pagliarelli di Palermo a disposizione della procura. Etna sempre in fermento, continua l'attività del vulcano, ci dice tutto Alessandro Fragalà. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle ore 7.56 di questa mattina nell'area Etnea dalle stazioni della rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo. Un evento localizzato a 1.6 km a sud di Monte Palestra ad una profondità di 19,43 km. Nel frattempo, la notte scorsa si è registrato un nuovo parossismo sull'Etna, dove l'attività stromboliana presente da ieri sera dal cratere di sud-est è passata a fontana di lava, alimentando un flusso lavico che si è diretto nella valle del Bove. Il fenomeno è stato accompagnato da forti boati che si sono uditi a grande distanza e dall'emissione di una colonna di nube eruttiva, che sospinta dal vento ad alta quota ha fatto cadere lapilli e cenere lavica sul versante nord-est del vulcano. L'attività di fontana di lava, secondo le osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è conclusa alle ore 4.30. La colata, che si espande lungo il versante occidentale della Valle del Bove, continua a essere moderatamente alimentata. Il fronte lavico al momento ha raggiunto quota 1.800 metri sul livello del mare. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza del tremore vulcanico si è riportata su valori medi. L'attività eruttiva non ha impattato sull'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania. A Catania si può formare una Pharma Valley, le aziende locali possono produrli, è questo quel che chiedono i sindacati etnei in una lettera al Presidente del Consiglio. Martina Pisasale. L'Italia ha bisogno di vaccini anti-Covid e Catania può produrli, basta volerlo. Da tempo sollecitiamo che Pfizer guardi con rinnovato interesse al proprio stabilimento di Catania. Proprio mentre si discute tanto di produzioni, conto terzi per smaltire il gran quantitativo di richieste inevase, sarebbe incomprensibile che la multinazionale non guardasse innanzitutto in casa propria con un programma di investimenti mirato e lungimirante sostenuto dalle istituzioni politiche. Il nostro territorio, per la sua centralità strategica nell'area mediterranea, può infatti svolgere un ruolo significativo nella filiera europea e mondiale del farmaco, lo scrivono i segretari generali della CGIL, CISL, UIL e delle organizzazioni di categoria in una lettera aperta rivolta al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e al Commissario per l'Emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Nella nota rivolta anche ai vertici di Farmindustria, AIFA e Pfizer, al Presidente della Regione Siciliana e al Sindaco della Città Metropolitana di Catania, i sindacalisti chiedono attenzione per le potenzialità di questo territorio che può e vuole assicurare una presenza concreta nella lotta al coronavirus e lanciano il progetto di una sinergia simile a quella che ha dato vita all'Etna Valley con il campo università, ricerca, industria, istituzioni politiche e parti sociali. Adesso crediamo che la stessa sinergia, concludono, possa far nascere dalla tragedia della pandemia un'occasione di sviluppo, potremmo chiamarla Pharma Valley, ovvero un polo per lo sviluppo e la fabbricazione di vaccini. Ne serviranno sempre di più e sempre diversi, senza soluzione di continuità, considerato che dovremmo imparare a convivere con il Covid-19, così come già avviene per gli altri virus. E adesso lo sport e il calcio, potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda l'organico del Catania. Ci dice tutto in questo servizio Angela Sciuto. Dopo sorrisi e successo ritrovati in quel di Bisceglie, Raffaele e il suo Catania sono già al lavoro per preparare la gara contro il Teramo in programma sabato prossimo alle ore 12.30 allo stadio Angelo Massimino di Catania. Saranno proprio i rosso-azzurri ad aprire la 30ª giornata di campionato con il lunch match di turno, ma dovranno fronteggiare e fare i conti con l'infermeria di Torre del Grifo piena, più che mai. Attacco e difesa, i reparti che maggiormente dovranno stringere i denti per via
via delle assenze. Pinto rientrerà dalla squalifica e sarà abile e arruolabile. Ben sei invece i calciatori indisponibili. Silvestri Bisceglie ha riportato due fratture costali composte. Per lui bisognerà attendere 40 giorni affinché possa riprendere l'attività agonistica. Zanchi ha ripreso ad allenarsi individualmente, così come il portiere Martinez. In avanti Piccolo e Reginaldo saranno valutati giornalmente. Il primo ha completato il programma di rieducazione e potrebbe far parte dei convocati già per la sfida di sabato. Il secondo non ha riportato lesioni muscolari. Chi resta certamente out è Michele Volpe. Per lui lesione del legamento peroneo astragalico della caviglia destra e tempi di recupero ancora da stabilire. Intanto la squadra stamattina è scesa in campo e lo rifarà domani e venerdì mattina, quando sarà tempo di rifinitura e convocazioni. E per questa edizione è tutto, vi ricordo che sarà possibile rivedere i nostri telegiornali on demand su futurapresse.it e sulla nostra pagina Facebook. Vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima. In Sicilia c'è una sola radio che regala emozioni. È Radio Italia anni 60. Sintonizzati sulle nostre frequenze. Palermo 88,3, Messina 104,9 e 95,5, Catania 88,2, Siracusa 93,6, Ragusa 106,7, Caltagirone 91,3. Radio Italia anni 60, la miglior musica di sempre. Radio Italia anni 60. Pulizia, sanificazione, igienizzazione e disinfezione per tutte le vostre esigenze, da un piccolo locale alla grande industria. Il mondo della pulizia di Igor Castiglia, specializzato in trattamenti in marmo, cotto, pavimento industriale, pulizia di vetrate e prospetti case. Una sola specialità, la fiducia e la soddisfazione dei clienti. Il mondo della pulizia di Igor Castiglia ci trovi in via dello Stadio a Scordia oppure al telefono 347 68 1899. Illuminati al neon, sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi, e tra scioperi d'autonoma estrazione, lo studente che si interroga da sé, sta covando forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè. Tazebao, ogni venerdì e martedì alle 14 e alle 20.45 su Teleionica, canale 18 e sulla pagina Facebook Futura Production. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza.